Benvenuti a una nuova puntata del Tempo e la Storia. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, la Germania, cuore dell'Europa, si trasforma nel suo ventre molle. La sconfitta ha generato miseria, rabbia, frustrazione. Sulle ceneri dell'impero tedesco nasce un forte desiderio di rivalsa, di rinnovamento, che si esprime con straordinaria energia nella breve e tragica stagione della Repubblica di Weimar. Sono anni in cui prende vita un vero e proprio laboratorio di democrazia, in cui la cultura, la scienza, l'arte fioriscono e sperimentano nuove strade. Una figura esemplare della vivacità della Repubblica di Weimar è Albert Einstein, ebreo e cittadino tedesco, premio Nobel per la fisica nel 1921, intellettuale di fama mondiale, esule all'avvento del nazismo. Il sipario sulle vicende che raccontiamo oggi si apre il 9 novembre del 1918 con la proclamazione della Repubblica, cui si darà formale avvio qualche mese dopo, il 6 febbraio 1919, a Weimar, città della Turingia, e si chiude il 30 gennaio 1933 con la presa del potere da parte di Adolf Hitler. La Repubblica di Weimar è sopravvissuta solo 15 anni. Ma è solo Hitler il responsabile della sua fine? Oppure le cause della crisi del crollo della Repubblica sono da ricercare anche in altre direzioni? Cercheremo di rispondere a queste domande insieme al professor Lucio Villari. La Germania, grande, nobile paese, la Germania del Novecento, tutti la ricordiamo soprattutto per la tragedia del nazismo, ma c'è nella prima metà del Novecento una parte della storia tedesca che invece noi sentiamo molto vicina, che ci appartiene. È la prima esperienza di democrazia fatta in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale. E non a caso sono stati i tedeschi i primi, con la Costituzione della Repubblica di Weimar, a indicare la strada alle successive generazioni della democrazia europea. Purtroppo la Repubblica di Weimar durò 15 anni, appena 15 anni, ma ha lasciato una traccia profonda che noi abbiamo il dovere e anche l'interesse di conoscere nei minimi particolari. Benvenuto professor Villari. Allora, la prima cosa che chiedo è perché Weimar? Cioè, io credo che, vabbè, chi è un po' colto ha in mente Goethe, Weimar, ma per dire, il contadino bavarese, quando gli dicono non c'è più Berlino ma c'è la Repubblica di Weimar, che Weimar, cosa voleva dire? Weimar per i tedeschi è stata sempre una città di alta cultura, una città di grandi tradizioni artistiche. È come se noi italiani diciamo Firenze, ecco. Allora noi immaginiamo. E anche i contadini sanno, ecco, in quindi Italia anche i contadini Firenze, sanno che, cioè, Firenze è stata la patria di Dante. Weimar era la città colta per eccellenza, dove, che so, Goethe per 15 anni ha diretto il teatro, dove Schiller ha composto i Masnadieri, dove Liszt componeva le sue musiche. Perfetto. Dove poi nascerà la Bauhaus, eccetera. Quindi aveva, cioè, questo simbolo, insomma, era, sì, un simbolo di cultura. È un simbolo di cultura, di pace, di serenità, e quindi luogo ideale per la Germania uscita sconfitta dalla guerra, luogo ideale per riunire, diciamo, gli esponenti della nuova Germania, della Repubblica tedesca. Ecco, però, mentre riguardavo questi filmati, lei mi diceva, insomma, però c'è sempre questa immagine cupa, no? Cioè, questa Germania rivoluzionaria, no? Degli spartachisti, di Rosa Luxemburg, è sempre, peraltro fatti tragici oggettivi, sì, evidentemente, però è sempre riduttiva rispetto a quel che era questo contesto storico. Sì, perché evidentemente anche in Germania, come in tutti i paesi coinvolti nella Prima Guerra Mondiale, il dopoguerra è stato un dopoguerra sempre drammatico, anche da noi in Italia, lo sappiamo molto bene, in Francia, in Inghilterra, dappertutto c'erano agitazioni, tentativi insurrezionali per cambiare un po' il corso delle cose, e anche il movimento cosiddetto spartachista tedesco, che si richiamava Spartaco, quindi alla rivoluzione degli schiavi, diciamo così, e che rappresentava, diciamo, un progetto di rivoluzione proletaria di tipo comunista, è una cosa che è molto limitata, che si è ridotta e risolta in pochi giorni. Ma non più di questo. Ecco, cioè, ma quindi il potere nelle strade di cui parla Rosa Luxemburg è, ma questo, come è un dire, altro enfatizzato. Discorso. Rosa Luxemburg già da anni era una studiosa e teorica della rivoluzione proletaria, come Lenin d'altra parte. E poi la rivoluzione comunista in Russia aveva, per così dire, suggerito anche ai comunisti tedeschi di muoversi sulla via della rivoluzione, ma questi comunisti contavano poco, insomma. Non è ecco, che al centro invece
appunto, ci sono i socialdemocratici. Proviamo a capire cosa pesano in questo momento. La Germania è anche il luogo dove nasce il socialismo democratico in Europa, perché la socialdemocrazia tedesca diventa partito addirittura nel 1875, ha i suoi rappresentanti nel Parlamento tedesco, al tempo dell'impero tedesco, ha delle figure prestigiose di studiosi di altissimo livello, Kautsky, Bernstein, che discutono anche con Marx e cercano di trovare, dal punto di vista teorico e politico, una soluzione, per così dire, democratica ai problemi sociali. Quindi socialdemocratica. E questa è la sinistra majoritaria in questo momento, aveva un ruolo importante. Nel 19. Dopo la fine della guerra e la caduta dell'impero tedesco, il Partito Socialdemocratico Tedesco, formato da intellettuali e da capi politici di grande qualità, diventa il partito più importante della Germania. Allora, insomma, il filmato ci tiene sempre a sottolineare che sta per crollare tutto, ma invece, professore, ci aiuti a capire. Allora, si parla di Zentrum, che credo sia una sorta di Democrazia Cristiana, può dire? Sì, il centro cattolico, sì. SPD, di Democratici, quali sono i soggetti in campo in questa, appunto, che fanno questa coalizione? Sono questi, i socialdemocratici anzitutto, poi il centro cattolico, poi il Partito Liberale, che anch'esso di derivazione ottocentesca, che ha come protagonista per esempio Gustav Stresemann. Poi ci sono delle formazioni democratico-nazionali, non esiste ancora nessuna formazione di destra come sorgerà fra poco, diciamo, per opera dei nazionalsocialisti, eccetera. Non ci sono ancora. E quindi una coalizione a cui la Germania è sempre abituata. Ancora oggi il governo tedesco è un governo di coalizione, certo, che comprende i socialdemocratici e, diciamo, il CDU, che è la Democrazia Cristiana Tedesca. Solo da noi diventano inciuci e compromessi storici, ma queste cose nella storia della democrazia, e la Germania li insegna, sono fatti fondamentali per mantenere l'equilibrio politico e la stabilità. Due parole su questi leader che vengono citati qui, Herbert Scheidemann e Proust. Scheidemann ce l'ha già detto. Ma Herbert è anche una figura importante, ma le figure più importanti forse sono quelle più ignorate dalla storiografia corrente. Per esempio, il primo governo della Repubblica di Weimar ha come ministro degli esteri Walter Rathenau. Rathenau è una figura chiave della storia tedesca, grandissimo intellettuale, grandissimo industriale, è figlio del fondatore della prima grande azienda elettrica della Germania e collaborò moltissimo all'elaborazione del progetto democratico di Weimar. Collaborò con tanto impegno per fare anche del capitalismo tedesco qualcosa di legato diverso agli interessi generali e democratici, al punto tale che nel 22 fu assassinato dalla destra. Quindi è tedesca. Una perdita importante per il quadro di Weimar. Senta, invece, la Costituzione, qui se ne parla come fra le più belle mai realizzate, anche se ha dentro questo articolo 48 che aprirebbe, come dire, una strada all'autoritarismo già dentro la Repubblica di Weimar. Non obbligatoriamente. Lo speaker già l'ha detto, che la Costituzione intanto presupponeva una legge elettorale che è basata sul suffragio universale maschile e femminile, che non era una cosa una grande da novità. Niente in quel Italia momento. Ce ne vorrà ancora. Poi stabiliva il principio proporzionale, cioè la rappresentanza proporzionale del Parlamento. Poi stabiliva la possibilità, appunto, di garantire con regolamenti interni parlamentari la stabilità dei governi, perché era importante anche questo, e poi dava anche la possibilità, diciamo, allo Stato di intervenire quando si potesse creare una situazione di scollamento del sistema federale. Mettiamo che uno Stato, come fu la Baviera, volesse insorgere, eccetera, allora lo quell'articolo può servire. L'articolo consente allo Stato di intervenire anche con l'esercito per dominare forme eversive. Naturalmente un articolo così applicato seriamente per le formazioni naziste che man mano si formano, o di ispirazione nazista, avrebbe oppure le SA, di Röhm che si formano man mano in questi anni, applicato seriamente avrebbe bloccato la nascita delle formazioni paramilitari di destra, e fu evocato anche da alcuni esponenti del governo, ma poi, insomma, le cose non se ne fecero in realtà.
Allora, professor Villari, qui sono tanti temi, però cominciamo dall'economia per capire. Allora, qui si parla di inflazione galoppante, mi pare che pesino le riparazioni di guerra, c'è l'occupazione della RUR da parte dei francesi. Allora, innanzitutto, e tutto questo spinge a vedere in fondo la democrazia di Weimar come sinonimo di crisi, di povertà. Corrisponde alla realtà? No, assolutamente no, ed è un falso storico che ancora oggi percorre i manuali di storia. La Germania aveva perso la guerra. Come tutti i paesi che perdono le guerre, è chiaro che hanno dei problemi gravissimi poi nel dopoguerra. Avevamo pure noi che la guerra l'avevamo vinta, quindi si immagina la Germania. Ed è verissimo quello che dice Filmato, che furono situazioni drammatiche in questi mesi che precedono o accompagnano la nascita della Repubblica di Weimar. Sono morti in Germania almeno 700.000 persone di fame in quel periodo. La produzione bellica tarda a essere riconvertita in produzione di pace. Allora, bisogna capire, un clima agitato, normale, ma questa Germania agitata dalla crisi economica, su cui poi si inserisce il collasso monetario del marco, ecco, l'inflazione, e naturalmente suscita diverse reazioni politiche da parte della sinistra, che pensa che sia necessaria una rivoluzione, basta abbattere i capitalisti e si arriva, da parte della destra invece attribuire alle potenze vincitrici la responsabilità di questa situazione, perché a Versailles soprattutto la Francia e la Gran Bretagna hanno premuto per imporre le riparazioni dei danni di guerra alla Germania per l'ammontare di 132 miliardi di marchi oro da pagare quasi subito, cosa che un paese impoverito e sconfitto non poteva fare. Allora, da un lato nasce questo velleitarismo rivoluzionario, soprattutto dei comunisti tedeschi, dall'altro nasce questo spirito revanchista e nazionalista, o rinasce, che attribuisce agli altri le colpe della situazione invece di attribuirle a se stessa. E su questo equivoco che si gestirà poi la vita politica successiva. Ma in questa Germania così agitata c'è anche una fioritura di arte, ecco, di letteratura. Ecco, perché è citato Gross, no? Ma Gross è solo un elemento. Però Gross vuol dire Gropius, la Bauhaus. Ma sì, è una fioritura. Anche il sottofondo musicale che sentiamo è una fioritura di musica, di allora, teatro, Schoenberg, di cinema, di letteratura, di poesia, di scienza. Nel 21 Einstein ottiene il premio Nobel per la fisica, siamo nella Repubblica di Weimar, cioè c'è una fioritura di culturale straordinaria. Noi oggi vediamo, diciamo, è sull'abisso, ma allora non si aveva l'idea dell'abisso, si aveva l'idea di una Germania che procedeva per la via della democrazia. Quella è una Germania che culturalmente è la modernità, è il nuovo che arriva, no? Il cambiamento del linguaggio, in pittura, in musica, tutto, in architettura. Che supera tutte le avanguardie europee come il futurismo, eccetera, in una visione straordinaria di creatività e di linguaggi nuovi nel campo di tutte le arti. È un lascito storico pure questo, oppure no? Oppure vale solo la politica? No, ecco, a parlare di politica però, guardiamo questa immagine. Questo si riferisce al Putsch di Monaco. C'è un certo Hitler che nel 1923, se non sbaglio, comincia a tirare fuori la testa in questo contesto. Sulla scia di questo revanchismo nazionalista, ecco, si muovono questi gruppi eversivi, certo. Però in questo momento è ancora rivoluzionato. Però la Repubblica lo sconfigge, questo Putsch di Monaco. La Repubblica Democratica Tedesca è forte dal punto di vista politico, non è mica debole. E infatti reprime e condanna Hitler a 5 anni di carcere duro. Sparisce dalla scena politica. Insomma, voglio dire, quando uno Stato democratico sa agire e reagire, anche le eversioni vengono controllate. Vediamo cosa. La sento scaldarsi mentre sente la chiave di lettura del filmato che condivide parzialmente. Ecco, allora, cerchiamo di capire Stresemann perché è così importante. È importante perché lui ristabilisce, diciamo, il ruolo internazionale di questo grande paese che è la Germania, ristabilisce le proporzioni dei rapporti delle relazioni internazionali fra la Germania e gli altri paesi e dà questa impronta pacifica, diciamo, di amicizia fra i popoli, di organizzazione del sistema delle relazioni internazionali, con lo spirito di un liberale come lui era. Il dramma che sia morto nel 29 a 51 anni è questo, cioè nel pieno dell'espansione liberale e democratica della Germania, la perdita
di Stresemann è stato, nel quadro europeo, una cosa molto grave, come fu per Cavour nel corso del risorgimento dell'Unità d'Italia. Anche Cavour morì a 51 anni nel pieno di un'operazione storica importante. Senta, professore, c'è un aspetto interessante che voglio capire però. In questo quadro, ma perché i tedeschi ridanno fiducia a Hindenburg? Che in fondo è il passato, in fondo è anche un grande militare sconfitto. Perché torna in scena Hindenburg? Guarda, e qui entra in gioco, diciamo, la visione democratica di uno Stato. I militari, per tradizione, diciamo, secolare, avevano un ruolo fondamentale, è una casta che ha avuto un ruolo fondamentale, diciamo, nella storia tedesca. Proprio. Allora, una repubblica democratica deve tener conto anche dell'importanza, del ruolo, delle tradizioni di un paese che è fondato anche sulla casta militare, ma che può funzionare in senso democratico in un sistema che sappia controllarla, questa casta. Allora, Hindenburg era l'esponente, il vecchio signore lo chiamavano, l'esponente di questa vecchia Germania che si ispirava ai valori patriottici e nazionali, che erano stati alimentati dalla guerra antinapoleonica, eccetera. E quindi era giusto che una Repubblica Democratica desse spazio anche a figure prestigiose come Hindenburg, ma non è lui che è il responsabile poi della crisi politica, sono altri motivi, insomma. Senta, un altro elemento è invece l'aspetto degli Stati Uniti. Abbiamo visto che gli Stati Uniti sono... Ma come mai c'è bisogno di una forza extraeuropea per aiutare la Germania? Intanto gli Stati Uniti erano venuti in Europa, certo, a difendere, diciamo, nella prima guerra mondiale, l'Inghilterra, la Francia e l'Italia nella guerra contro la Germania e contro l'Austria. Gli Stati Uniti capiscono, e la politica di Wilson capisce, che il ruolo della Germania democratica è fondamentale per la stabilità di tutta l'Europa, e non possono accettare questa visione, diciamo, strangolatrice dell'economia tedesca che avevano soprattutto i francesi, che appunto occuparono la Ruhr perché la Francia non, perché la Germania non pagava questi danni di guerra, queste rate. La Ruhr era la zona dell'acciaio. Allora, questo per Wilson, o comunque per la politica americana, era un controsenso. Allora, che cosa fece gli Stati Uniti? Elaborarono un piano, tipo il piano Marshall, come fu elaborato dopo la Seconda Guerra Mondiale, di aiuto e di assistenza anche finanziaria alla Germania, che era impegnata a dover pagare questi danni di guerra, ma anche a ricostruire, certo, la propria questa economia. Crescita, insomma. Allora, il piano Doss del 24, Doss era un banchiere, un finanziere americano che elaborò questo piano molto intelligente, che era quello di dare credito all'economia tedesca, aiutarla alla ripresa e dare questo tocco di razionalizzazione al capitalismo tedesco. Con l'aiuto di un grande banchiere tedesco che era Schacht, Hjalmar Schacht, che fu presidente nel 23, era stato nominato presidente della Reichsbank. Allora, professore, cerchiamo di spiegare anche a casa com'è possibile che nel giro di poco più di 3 anni quella che era, ce l'ha descritta come, insomma, una democrazia importante, dopo la crisi del 29 diventa prigioniera, appunto. Dunque, la crisi americana naturalmente si ripercuote sull'economia tedesca, tanto che la disoccupazione aumenta in Germania e arriva quasi a 4 milioni di disoccupati nel 30-31, eccetera. Ma anche l'Inghilterra aveva 4 milioni di disoccupati e anche gli Stati Uniti arrivarono ad avere 15 milioni di disoccupati. Non è necessario stabilire un collegamento obbligato fra la disoccupazione in aumento, la crisi sociale e la svolta a destra, esatto, perché altrimenti sarebbe avvenuto anche in Inghilterra e negli Stati Uniti, o in Francia anche, cosa che non è avvenuta. Quindi qual è il punto? Allora, il punto è che gli strumenti, diciamo, forniti dalla Costituzione di Weimar, che erano quelli di controllare le formazioni, soprattutto di strutture propagandistiche neonazionalistiche. Il motto dei nazionalisti hitleriani era «Risvegliati Germania». Queste formule astratte ma molto, molto stringenti fanno presa sull'opinione pubblica e sulla crisi sociale. Allora, gli strumenti forniti dalla Costituzione di Weimar erano quelli di reprimere questi movimenti. E il governo Brüning era un cattolico, nel 31-32 è stato presidente del Consiglio, cancelliere, era quello di reprimere con delle leggi, eccetera. Ma l'opposizione delle piazze, le manifestazioni paramilitari, costrinsero molti anche esponenti dei conservatori del Centrum
tipo anche von Papen, che fu il penultimo cancelliere, a cercare di accordarsi con i nazisti invece di reprimerli. Di fermarli. L'equivoco fu questo, perché il consenso elettorale che ebbe il Partito Nazionalsocialista permise a Hitler di arrivare pacificamente al potere. Ecco, quindi non si riesce a creare quel tipo di coalizione che alla fine è stata quella che ha fondato Weimar, cioè qui non regge più in sostanza, man mano che crescono i nazionalsocialisti. Perché la crisi economica iniziata nel 29 vede, diciamo, non solo le destre in campo, ma anche la sinistra, ecco, comunista soprattutto, che crede di poter approfittare della crisi del capitalismo per affermare il valore della rivoluzione proletaria, cioè ritornano i vizi degli inizi della, certo, Repubblica Weimariana. Sa, uno Stato democratico poi non può reggere a una forte pressione concentrica di questo tipo, soprattutto quando al suo interno c'ha delle forze reazionarie o apparentemente democratiche che, diciamo, tarlano il sistema istituzionale con delle leggine, con dei regolamenti, con dei contrasti. Uno Stato può crollare, uno Stato democratico anche per questo. E quindi alla fine emerge la figura di Hitler proprio come garante dell'ordine. Ma emerge vecchia storia, ma insomma, Hitler conquista il potere democraticamente, cioè attraverso le elezioni. Certo. Con un consenso che cresce. Ecco, la democrazia di Weimar ha permesso la crescita democratica, tra virgolette, certo, del Partito Nazionalsocialista, che acquista la maggioranza, non assoluta però, non arrivava al massimo al 40%. Ma comunque, così inizia la maggioranza, certo, parlamentare. Per questo Hitler non va al potere come Mussolini con un colpo di Stato, ma va al potere democraticamente. Cioè, la Germania di Weimar ha prodotto anche l'avvento di Hitler, e Hitler non ha mai cancellato la Costituzione di Weimar, perché gli è servita per andare al potere. Certo. Questo è il paradosso. Insomma. Allora, chi ci aiuta a capire questo paradosso? Che libro ha scelto? Ma ho scelto questo libro di uno storico americano che è uscito pochi anni fa anche in edizione italiana, che è La Germania di Weimar di Erich Weitz. È un libro molto bello che ha per sottotitolo Utopia e tragedia nella copertina, però nel frontespizio il sottotitolo è Speranza, stranamente, Speranza e tragedia. Scelga lei se era utopia o speranza la Repubblica di Weimar. Forse erano tutte e due le cose. C'è un film che riesce fra utopia e speranza. I film sono tanti, ma tutti penseranno a Angelo Azzurro quando pensano alla Germania, certo, di Weimar, ma io penserei a Metropolis di Fritz Lang, in cui una donna salva, diciamo, l'umanità dalla meccanizzazione, dalla robotizzazione dell'economia capitalistica. E come posto? Dove abbiamo detto all'inizio, io sarei bene a Weimar. Andiamo a vedere Weimar. Andiamo a Weimar, perfetto, sì. Ecco, ma andiamo, professor Villari, ma mi resta sempre questa idea. Insomma, lei dice che Weimar era come Firenze. Sì.